Salve a tutti e buona giornata sempre all'insegna delle stelle. Iniziamo col segno dell'Ariete. Dopo un plenilunio molto contrastante per te, si consiglia riposo e stare alla larga da polemiche e malintesi. Toro, oggi avrai tanta voglia di partire e se non lo potrai fare, probabilmente andrai in giro per i negozi a fare shopping. Attenzione alle spese. Gemelli, questo plenilunio ha puntato i fari su ciò che volete realmente. Fatevi sentire. Cancro, un po' di prudenza questi giorni. Questo plenilunio mette in risalto i lati positivi e negativi della vostra relazione. Quindi fatevi scivolare la giornata senza discussioni o malumori. Leone, la vostra pazienza potrebbe essere messa alla prova. Per almeno 3 giorni cercate di mantenere la calma. Vergine, ottima giornata per le emozioni. Non hai voglia di discutere, ma di fare fluire le emozioni e goderti la giornata. Bilancia, qualche problemuccio familiare si acuisce, oppure torna alla ribalta. Un po' di pazienza in questi giorni e abbi un po' più di lucidità. Scorpione, avrai un talento particolare nel convincere qualcuno a credere nei tuoi progetti, quindi oggi puoi mettere in pratica i tuoi obiettivi. Sagittario, Venere in sesta casa vi fa curare il vostro aspetto esterno, luglio sarà meglio di giugno. Capricorno, vi trovo molto determinati e per un segno come il tuo è quanto dire. Questo plenilunio vi fa vedere molto chiaramente i colori della realtà che vi circonda. Acquario, la luna che oggi arriva nel tuo segno vi renderà morbidi, aperti a vivere le nuove emozioni. E per ultimo il segno del pesci. Sarete consapevoli che la vita abbonda di colori, sfumature e accetterete una felice tregua con i vostri pensieri a volte troppo legati al passato. Ed anche per oggi vi saluto e vi aspetto domani allo stesso orario sullo stesso canale. Buonasera, buongiorno a tutti.